Nei periodi glaciali molte cose cambiarono, e non solo l'aspetto del paesaggio. Il punto di confine tra le zone in cui la neve si scioglie e quelle in cui si conserva si chiama limite delle nevi persistenti. Al di sopra di questo limite, l'accumulo delle nevi porta alla formazione di un ghiacciaio. Nel Quaternario, l'espansione dei ghiacciai creò una grande calotta bianca che ricoprì buona parte dell'Inghilterra e dell'Europa centrale. Sulle Alpi il ghiaccio occupò i rilievi scendendo nelle vallate fino ai margini della pianura. Sotto la spinta della forza di gravità, grazie anche al fenomeno del rigelo, il ghiacciaio perde la caratteristica rigidità, diventa plastico e scorre lentamente anche al di sotto del limite delle nevi perenni. Questa massa d'acqua gelata, quando scende a valle, va a smussare le sporgenze nei fianchi delle montagne. Qui i fianchi dei monti, originariamente a forma di V, furono modificati fino ad assumere la caratteristica sezione a forma di U. Le glaciazioni maggiori furono 5 e non fu facile stabilire la loro età. Ad ogni nuovo ciclo, la lingua di ghiaccio trascinò giù i detriti derivanti dalla continua erosione e limatura delle montagne. Più in basso, in corrispondenza della fronte del ghiacciaio, si formò una morena, una piccola collina di detriti che aumentava di volume mano a mano che veniva spinta più in basso. Vediamo qui la morena formatasi a Quero, al lato di quello che oggi è il medio corso del Piave. Più a valle troviamo il Montello, un rilievo staccato dagli altri colli trevigiani che ha cominciato a formarsi in periodo precedente alle glaciazioni. I depositi morenici, rimossi dalle acque, si distribuirono sui terrazzi ovest del Montello e ancora oggi è possibile vederne alcune tracce. Ogni periodo interglaciale ha formato un nuovo terrazzo che si è sollevato con i lenti movimenti della crosta terrestre. Si calcola che sia stato sufficiente un abbassamento della temperatura media estiva di 6 gradi per congelare le piogge e bloccare grandi quantità di acqua sulle montagne. I torrenti si inaridirono e i fiumi diminuirono di molto la loro portata. Questo fenomeno provocò un notevole abbassamento del livello medio delle acque marine. Fu così che la parte superiore del mare Adriatico rimase prosciugata fino all'altezza dell'attuale città di Ancona. La nuova grande pianura, lasciata libera dal mare, venne gradualmente occupata da piante e animali che solitamente vivevano nella parte bassa delle vallate o in pianure poste più a nord. L'abbassamento del limite delle nevi provocò lo spostamento verso valle e verso sud delle piante che cercavano un ambiente più favorevole per riprodursi. Durante i periodi glaciali, nell'Adriatico entrarono conchiglie artiche, come questa ciprina islandica ritrovata fossile, del tutto identica a quella che oggi vive lungo le coste del Mar Baltico. La vegetazione, di anno in anno, spostò gradualmente l'area di riproduzione. Gli animali avrebbero potuto migrare con maggiore rapidità, ma furono costretti a fermarsi dove crescevano le piante di cui si cibavano.
Non abituati ad un clima così freddo, molti animali restarono vittime delle glaciazioni, ma altri trovarono nel proprio bagaglio genetico una inaspettata capacità di adattarsi, avviando un autentico processo di evoluzione. Gli antenati dei mammut, come altre specie, diedero una risposta biologica alle variazioni ambientali. Si verifica infatti che tra i membri di un gruppo di animali ce ne sia qualcuno già più resistente al freddo, o perché capace di accumulare maggiori quantità di grasso sottocutaneo, o perché naturalmente dotato di un pelo più folto. Nel corso dei secoli, con l'avanzata del grande freddo, gli esemplari più resistenti continuarono a riprodursi, fissando nella specie i nuovi caratteri, mentre i loro compagni, meno dotati, andarono lentamente estinguendosi. Un'epidermide ricoperta di pelo è una caratteristica dei mammiferi che ritroviamo anche nei giovani elefanti. Un potenziamento di questo aspetto può verificarsi in clima freddo per il mantenimento della temperatura corporea. Questo fenomeno avviene anche nell'arco di un anno in animali come il capriolo, che presentano un mantello invernale più fitto di quello estivo. Questo adattamento fu realizzato durante il quaternario da alcuni grandi mammiferi, tra cui il rinoceronte lanoso ed il mammut, che svilupparono così un lungo manto di peli. La storia evolutiva degli elefanti parte da lontano. Gli antenati di questo gruppo si possono far risalire almeno 70 milioni di anni fa. Il mammut rappresenta un adattamento particolare alle condizioni ambientali delle glaciazioni, mentre altre forme di elefante hanno continuato una propria linea evolutiva. Si è potuto risalire all'ambiente in cui viveva il mammut già prima che si rinvenissero gli esemplari veneti, grazie a quelli più numerosi conservati nel fango gelato della Siberia, riemersi interi e inquietanti, alimentando antiche leggende. Oltre allo scheletro, possedevano ancora i tessuti e il mantello. L'analisi dello stomaco ha permesso di identificare le specie vegetali di cui si nutriva, e ciò è stato possibile anche grazie all'osservazione del polline che le piante dell'epoca hanno lasciato. I pollini costituiscono un materiale di grande diffusione.